noi già conoscono l'associazione che è l'associazione Intervalli. Noi siamo nati nel 2011 con l'intento, forse abbastanza importante, insomma, quello di voler creare modelli di sviluppo sostenibile per un territorio in particolare, partendo dalla Valnerina, ma da statuto non abbiamo una geolocalizzazione specifica. Il nostro obiettivo è creare modelli di sviluppo. Chiaramente siamo partiti da un territorio che conosciamo bene, che è la Valnerina. Noi abbiamo sede a Ferentillo, però in realtà facciamo attività su tutta quanta la valle, passando per Terni, fino alle montagne, fino al Salto del Cego, fino al confine con Leonessa. Ferentillo è sinonimo di arrampicata sportiva. È uno dei posti dove ci sono più falesie d'arrampicata, più vie cosiddette in gergo tecnico. Poi io sono pescatore, quindi con molto piacere, insomma, mi trovo davanti all'Arcipesca di Perugia. Non abbiamo mai avuto occasione di fare attività sulla pesca sportiva, ma è un'altra peculiarità forte di quel territorio. Così, partendo dall'arrampicata sportiva, abbiamo iniziato a pensare, a ragionare su delle attività da fare all'interno dei paesi, quindi portando gli arrampicatori a fare il cosiddetto boulder, che è una specialità particolare dell'arrampicata, cioè arrampicata senza protezioni per basse altezze. Quindi abbiamo iniziato a coniugare questa attività con lo street boulder, quindi arrampicata sportiva dentro i centri storici dei paesi. Insieme a questa attività abbiamo detto: iniziamo a portare le persone a passeggiare in montagna, cioè noi non siamo il CAI. Chiaramente chi si iscrive al CAI sono persone già interessate di montagna. Noi invece siamo un'associazione di ragazzi che magari non ha mai avuto occasione di approcciarsi a quel mondo e che quindi inizia a portare all'interno dei propri canali, quindi utilizzando principalmente Facebook o comunque i social network, persone a conoscere un territorio, portarle a passeggiare sulla montagna e sulla Valnerina, appunto, di possibilità ce ne sono un'infinità. Insieme a tutto questo discorso stiamo portando avanti anche quello che è un aspetto fondamentale a nostro modo di vedere, cioè l'orticoltura, soprattutto l'orticoltura urbana. Proprio per questo motivo noi abbiamo deciso di fare dei ragionamenti all'interno della città con un progetto specifico che si chiama Metal Mezzadro, con cui abbiamo fatto delle attività all'interno del Festival dell'Architettura, per due edizioni del Festival d'Architettura che è stato organizzato a Terni. Ed in seguito abbiamo iniziato ad avere una collaborazione assidua con una cooperativa ternana che ci ha richiesto specificatamente di portare questi orti all'interno delle proprie comunità. Quindi orti che sono orti mobili, sono dei cassoni assemblati con materiali di scarto. Principalmente noi utilizziamo i pallets, che ormai sono diventati un po' il materiale. Ah sì, però ancora si riescono a trovare un po' in giro, facendo un po' la questua, ancora si trovano. Quindi utilizzando quelli assembliamo de delle casse. Le riempiamo di terra attraverso, chiaramente, facendo delle stratificazioni all'interno di terreno in modo tale che ci sia il drenaggio. E poi all'interno di queste comunità, parlo delle comunità perché di fatto sono quelle che hanno avuto più successo, i ragazzi che sono malati di mente o disabili coltivano queste e si coltivano chiaramente erbe officinali o quello che può essere utile per un utilizzo in cucina nell'immediato. Questa è stata l'evento di successo, diciamo, il Metal Mezzadro all'interno delle comunità, quindi con un presidio assiduo. Abbiamo provato a farlo anche in città, però il problema quando uno si scontra con la strada, si scontra sempre con varie problematiche. Cioè, sebbene ci sia stata una grande partecipazione in una fase iniziale, dopodiché un po' si è persa questa cosa, quindi un po' di questi orti che sono stati fatti all'interno della città, qualcuno è in uno stato pressoché d'abbandono. Quindi chiaramente l'orticoltura porta
porta dietro tutto quello che è uno scambio culturale, uno scambio intergenerazionale, e all'interno di una città tutto questo è un humus fertile per tessere la rete del sociale, che in realtà poi si sta sfaldando, no?